Circa un anno fa abbiamo presentato e approvato all'unanimità, con tanto di firma di tutti i consiglieri regionali, una mozione in cui chiedevamo impegni precisi alla giunta regionale per raggiungere quello che di fatto è uno dei tanti obiettivi che ci pone la comunità europea, ovvero avere come obiettivo di portare a zero gli incidenti mortali sulle nostre strade. Ecco perché a distanza di un anno, leggendo ovviamente ormai quasi con cadenza settimanale di incidenti mortali che riguardano anche la nostra regione, con cadenza quotidiana incidenti anche gravi, con gravi ripercussioni che riguardano anche la nostra regione, e che solo nello 0,005% dei casi riguardano persone che guidano monopattini. Riguardano ovviamente tantissimi cittadini. Noi continuiamo a sostenere che si può far molto. Abbiamo apprezzato, glielo dico subito, l'emendamento alla legge multisettoriale che stiamo approvando in queste ore, emendamento 9.1, dove affidiamo 400.000 euro agli Automobile Club per fare sicurezza stradale. E pochi giorni fa è partita un'altra iniziativa, sempre finanziata dalla Regione, Uniti per la Sicurezza, in collaborazione anche con la Prefettura di Udine, dove abbiamo stanziato altri 16.000 euro. 400.000 da una parte, 16 dall'altra. Allora, io credo che i protocolli d'intesa che in altre regioni... Sì, così arrivo. I protocolli d'intesa che appunto in altre regioni sono stati approvati anche recentemente debbano servire proprio per fare una cabina di regia. Noi ce l'abbiamo, l'ultimo che, di cui abbiamo notizia è del 2019, ormai di 3 anni fa, abbiamo chiesto appunto alla Regione quando intendiamo aggiornarlo e soprattutto con quali soggetti. Grazie Presidente. Grazie, prego Assessore Scocimaro, 3 minuti. Sì, grazie Presidente. Io ho una risposta degli uffici di 5 pagine, quindi in 3 minuti sarà un po' dura. E proverò a fare una breve sintesi, poi darò il contenuto al consigliere Sergo, no? E proverò a fare una piccola appunto sintesi. Comunque, a titolo personale, e quindi penso che sia anche condiviso dal Presidente della Giunta, sono convinto, l'abbiamo detto anche nel corso di un convegno fatto proprio nella sala di rappresentanza della Regione pochi giorni fa, che trattava lo stesso tema, che è importante, e oltre mettere insieme alle infrastrutture e dare grossi finanziamenti, qua si parla di oltre 90 milioni già stanziati, di andare a fare una grossa campagna di informazione e, perché no, anche di guida sicura. Chi come me l'ha fatto da ragazzo è servito, ve lo assicuro, e quindi anche i giovani delle scuole, a cominciare da quando vanno alla bicicletta a quando mettono i piedi nella macchina, assolutamente. Non è sufficiente, secondo me, passare un esame della patente, ma è importante che dei professionisti ti spieghino come si va a portare la macchina e che comportamento la devi avere. Detto questo, io lascerò tutti i dati al consigliere Sergo, non prima di aver detto che non leggerò quello che è scritto sul piano della sicurezza stradale, che è redatto nel 2004, tutti sapete, avete letto quali sono gli obiettivi e su quale linea guida si sviluppa. L'obiettivo, forse non lo sa tutto il Consiglio, che è la riduzione del 50% entro il 2030 delle vittime e dei feriti gravi, ai noi questo traguardo è ancora lungi dall'essere raggiunto, come pure quello così molto più ambizioso e forse utopico di azzeramento entro il 2050. Detto questo, ci sono, ho già citato i 91 milioni per le reti e i viadotti, i 7 milioni e 6 per le aree interne e altri investimenti sulla legge regionale 7/2020 per manutenzione e viabilità comunale, altri 13 milioni. E così avanti l'elenco, che poi lo potrà vedere il consigliere Sergo, però se no in 3 minuti non riesco a leggerlo tutto. Quindi collaborazione per fare un piano regionale della mobilità ciclistica, del Premoci,
che è in vigore e ovviamente andarlo a incentivare e implementare, e come ho detto prima, specifiche azioni di sensibilizzazione sulle conseguenze della condotta su strada non corretta. Quindi proseguire la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, ma anche quello l'avevo accennato precedentemente, e quindi si confermerà nel piano di sicurezza stradale gli obiettivi appunto del PNSS del 2030, anche questo citato prima. C'è ovviamente il massimo interesse e piena disponibilità a collaborare, a partecipare a iniziative della Commissione europea promosse dal progetto MOVE, sul tema della sicurezza stradale. Per raggiungere appunto l'adozione di componenti virtuosi, per raggiungere il target nazionale ed europeo della appunto direttiva Vision Zero, ovvero l'azzeramento di vittime e feriti gravi sulle strade sempre entro il 2050. Obiettivo ambiziosissimo che però c'era da lavorare tantissimo. Grazie. Grazie. Sergo. Sì, io ringrazio l'assessore Scocimaro anche perché la materia può sembrare non di sua stretta competenza, ma come ricordava lui stesso, comunque l'assessorato è coinvolto, l'assessorato all'ambiente è coinvolto anche da questo punto di vista. Io, assessore, però ho fatto una domanda precisa, voi non mi avete risposto. E le domande in realtà potevano essere anche due, ma comunque non avete risposto a nessuna di tutte e due. Mi auguro ovviamente che ci sia, come diceva lei, e si prosegua il rapporto con l'ufficio scolastico regionale, ci mancherebbe su questo tema specifico, però come ho detto, sono stati firmati protocolli regionali tenendo in considerazione anche altri soggetti. Da noi quei soggetti sarebbero FVG Strade, Autovie Venete, perché poi vediamo che il grosso delle problematiche riguardano poi i nostri tratti autostradali, così come già ricordavamo un anno fa nella nostra mozione dove chiedevamo di porre in essere ogni azione utile per aumentare la sicurezza della rete autostradale. Ci sono tante cose da fare. Io non vorrei che, così come avviene anche in altri ambiti, sicurezza sul lavoro solo per citarne uno, laddove ci siano più competenze di vari assessorati poi non si faccia niente, perché è vero quello che giustamente mi leggerò dalla sua risposta, dove sono stati stanziati 90 milioni di euro per la sicurezza stradale, ma fare nuove strade, farle magari anche più veloci, non vuol dire aumentare la sicurezza stradale, non sempre. Allora è un tema complicato, è un tema che va affrontato, come detto ci vuole una guida, secondo me stanziare 400.000 euro oggi e 16.000 euro ieri vuol dire che non abbiamo una guida, andiamo in ordine sparso, questa è la verità. Ed è un tema su cui ovviamente grazie, si riflette, mi lasci grazie concludere Presidente, sì, solo con... No, mi scusi, le chiedo veramente scusa, prego. Ma siccome io questa interrogazione l'ho presentata lunedì, non stamattina alla Giunta, ci tenevo solo a ricordare che ovviamente non l'abbiamo fatto sull'onda emotiva di quello che è successo a San Martino a Tagliamento poche ore dopo il deposito della nostra interrogazione, dove un ciclista 26enne ha perso la vita per un incidente stradale. Grazie. Massima solidarietà ovviamente e condoglianza alla famiglia. Grazie. Grazie.